Benvenuta o benvenuto a Salvatore Racconta, l'italiano semplice ma non banale. Un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se studi e parli italiano e ti interessa scoprire cose interessanti sull'Italia, raccontate in italiano semplice, questo è il podcast che fa per te. Rombo di Tuono, Gigi Riva e lo scudetto del Cagliari. Tra Cagliari e Milano ci sono più di 900 chilometri. Tanti, vero? Soprattutto se pensiamo che Cagliari si trova su un'isola, la Sardegna, e quindi quella distanza va colmata via nave o via aereo. Oggi, tutto sommato, non è un'impresa fare questa tratta, anche varie volte a settimana. I milanesi amano viaggiare verso Cagliari e la Sardegna, per godere del mare, delle spiagge e della qualità della vita. D'altra parte, i cagliaritani, i sardi in generale, viaggiano spesso in direzione Milano per cercare lavoro, attratti da quella che è, a tutti gli effetti, la capitale economica e finanziaria d'Italia. Da Milano verso Cagliari per vacanza, da Cagliari verso Milano per carriera. È quasi sempre così. Ma a noi interessa un'eccezione, un caso al contrario, quello di un ragazzo lombardo, cresciuto giocando a pallone nei campetti della fabbrica e che a Cagliari è diventato uno dei calciatori italiani più forti e iconici di sempre, legato per tutta la carriera a quella città e ai suoi colori, il rosso e il blu. Lui, che in quella città ci è finito quasi per caso, ha imparato ad amarla e non l'ha mai voluta lasciare, nemmeno quando è diventato un campione di livello tale da attirare le attenzioni della squadra più forte e titolata d'Italia. È rimasto in Sardegna e con i colori del Cagliari addosso ha ottenuto un successo insperato, irripetibile, incredibile. Il giornalista sportivo Gianni Brera lo chiamava Rombo di Tuono perché sul campo era imprendibile ed esplosivo. Ma oggi è più facile riconoscerlo con il suo nome e cognome. Quattro sillabe pronunciate una dopo l'altra, come una brevissima preghiera. Signore e signori, vi presento il numero 11 del Cagliari, campione d'Italia. Vi presento Gigi Riva. Gigi Riva è stato protagonista del Cagliari campione d'Italia nella stagione 1969-70, un'autentica impresa sportiva. È stato il primo e finora unico scudetto della squadra sarda. Per capire l'enormità di questo successo, guardiamo l'albo d'oro del campionato italiano di calcio. Da quando esiste, lo scudetto è andato 36 volte alla Juventus, 19 volte all'Inter, 18 al Milan, 9 al Genoa, 7 al Torino e così via. Se avete ascoltato l'episodio 29 di Salvatore Racconta, dedicato alla nascita del calcio, ricorderete forse che la fortuna di questo sport è nata nel nord Italia, in particolare tra Genova, Torino e Milano, e in un certo senso è rimasta lì. Le squadre più ricche e quindi più forti si trovano in quell'area. Le altre, non tutte ma quasi, si accontentano delle briciole, ma sono briciole dal sapore dolcissimo, proprio perché sono rare. Il Cagliari ha vinto il campionato 69-70 davanti alle favorite Juventus e Inter e nessuno avrebbe potuto immaginare un finale così. Lo ha fatto con una squadra molto solida, di grandi valori fisici e tecnici, allenati alla grande da Manlio Scopigno e trascinati in campo da un autentico fuoriclasse, quel Luigi Riva, detto Gigi, catapultato a Cagliari dalla Lombardia e diventato un sardo ad onore. Ma come ci è finito un ragazzino della provincia lombarda in Sardegna? E soprattutto, una volta che ci è finito, come mai ci è rimasto?
perché non ha usato il suo talento immenso per spiccare il volo e giocare con maglie prestigiose nei più grandi stadi d'Europa. Avrebbe potuto farlo, e come, campione d'Italia, campione d'Europa, vice campione del mondo, secondo classificato al pallone d'oro. Uno che parlava la stessa lingua calcistica di Pelé o George Best e che ha donato il suo talento soltanto a due maglie, quella azzurra della nazionale italiana e quella rosso-blu del suo amato Cagliari, che non ha abbandonato mai, diventandone un'autentica bandiera. Gigi Riva nasce nel 1944 a Leggiuno, un paese in provincia di Varese, a due passi dal Lago Maggiore. La sua è una famiglia povera, di gente semplice, e gli anni della sua infanzia sono quelli arrivati subito dopo la fine della guerra. Quando Gigi ha solo 9 anni, suo padre Ugo muore tragicamente in un incidente in fabbrica. Tutto il peso della famiglia è sulle spalle di sua madre, che è costretta a fare scelte difficili, come quella di mandare il figlio in un collegio. Gigi ci va e ci resta malvolentieri. Ha da mangiare ogni giorno, cosa per niente ovvia in quegli anni, ma soffre anche molte umiliazioni e durezze. Esce dal collegio a 14 anni, quelli che bastano per iniziare a lavorare in fabbrica. Intanto, nel tempo libero, gioca a calcio nella squadra del paese, a Leggiuno. Sembra la storia qualunque di migliaia di operai italiani in quegli anni, con l'eccezione che Gigi Riva è baciato dal talento, è destinato a diventare un calciatore professionista. Presto si vede che è forte davvero. Una squadra professionistica della sua zona, il Legnano, gli offre un contratto. Prima per le giovanili, ma molto presto per la prima squadra, per giocare in Serie C. All'epoca il Cagliari gioca a un livello più alto, in Serie B. È una squadra ambiziosa, anche se con tanti problemi legati ai costi della logistica. Normalmente, nei campionati, si gioca una partita in casa, nel proprio stadio, e una in trasferta, nello stadio degli avversari. Solo che viaggiare ogni 2 settimane dalla Sardegna è costoso e complicato. Così, il Cagliari ottiene dalla federazione la possibilità di giocare 2 partite in casa e 2 in trasferta consecutive per ammortizzare i costi. Nelle 2 settimane che i calciatori sardi passano lontano dall'isola, fanno base proprio a Legnano. È lì un giorno che i dirigenti rossoblù notano questo ragazzo che gioca nella squadra locale. Vedono la sua corsa, la sua coordinazione, il suo sinistro potentissimo. Sono uomini cresciuti a pane e calcio. Hanno l'occhio lungo e capiscono subito che quello lì ha la stoffa del campione. Offrono a Legnano 37 milioni delle vecchie lire e Gigi Riva diventa un giocatore del Cagliari, pronto per il campionato di Serie B 1963-64. È l'inizio di una grande storia d'amore. Riva parte per Cagliari perché gli dicono di farlo, ma all'inizio non è mica molto contento. Nella sua vita ha visto solo Legnano e il suo lago. Della Sardegna non sa niente. Faticherebbe perfino a trovarla su una cartina. La immagina lontana ed esotica, anche un po' dura e diffidente. Per questo all'inizio si sente spaesato. Quando era ancora a Legnano, è morta anche sua madre. Gli è rimasta solo la sorella maggiore, Fausta, che lo accompagna nel primo viaggio. La solitudine e l'infanzia difficile stampano sul volto di Gigi Riva un'espressione seria e drammatica che lo accompagnerà a lungo. Per fortuna c'è il pallone che lo fa sorridere. Gigi ama giocare a calcio, ama correre più veloce degli altri e colpire la palla con il suo piede sinistro, dandole potenza ed effetto.
con la maglia rosso-blu del Cagliari, durante la prima stagione, segna 8 gol, un grande contributo a un grande risultato. Il Cagliari ottiene la promozione e l'anno dopo giocherà in Serie A. Gigi Riva, intanto, comincia ad ambientarsi sempre di più in città e nel contesto sardo. Gli isolani si affezionano a questo orfano dalla faccia seria e lo adottano simbolicamente. Diventano per lui il sostituto di quella famiglia che ha perso troppo presto. Nei primi anni in Serie A si fa notare a più riprese. Il Cagliari è una squadra provinciale, lontana dal livello delle grandi del nord, e si contendono il titolo. Ma lui continua a segnare senza interruzione. Fa tanti, tanti gol, abbastanza da attirare l'attenzione del selezionatore della nazionale. Alla sua terza presenza in azzurro, per un amichevole contro il Portogallo, Riva viene colpito dal portiere avversario e si infortuna. Resterà fermo per mesi. Ciononostante, chiude la stagione con 18 gol segnati e torna in nazionale. Tempismo perfetto, perché in estate, a Roma, ci sono gli europei. L'Italia arriva in finale contro la terribile Jugoslavia e per vincere ha bisogno di un eroe. Lo trova in Gigi Riva, che è già un eroe per tutti i tifosi sardi e si prepara a diventarlo per tutti gli italiani. In finale segna il gol che vale la vittoria degli europei, il primo trofeo azzurro dopo i mondiali del 1938, dopo 30 anni senza successi. A quel punto Riva torna a Cagliari con una nuova consapevolezza, quella di essere un campione d'Europa e uno dei più forti attaccanti italiani della sua generazione. Nella stagione 68-69 segna 20 gol, diventando capocannoniere per la seconda volta di fila. Il Cagliari arriva secondo in campionato, dietro la Fiorentina, campione d'Italia, davanti alle grandi del nord. A Cagliari a quel punto ci credono davvero, ci credono i dirigenti, ci crede l'allenatore, ci credono i giocatori, soprattutto Riva. L'anno prossimo sarà la loro occasione, è il momento di puntare al cielo. Per prepararsi alla stagione 1969-70, il Cagliari deve fare delle scelte difficili. Cede all'Inter Roberto Boninsegna, un attaccante fortissimo. I sardi però piangono con un occhio, perché in cambio di Boninsegna ricevono dai nerazzurri tre giocatori che serviranno a dare equilibrio e solidità alla squadra in tutti i reparti, quello che serve per giocarsi lo scudetto. Il campionato per i rossoblù inizia bene. Vincono a sorpresa contro i campioni in carica della Fiorentina e conquistano una serie di buoni risultati consecutivi. Il segreto è in una difesa molto solida e nel grande talento offensivo di Gigi Riva. Nel frattempo le cose si mettono bene anche perché le grandi rivali arrancano, soprattutto la Juventus. Alla fine del girone d'andata, il 28 dicembre, il Cagliari è primo in classifica. Sei giorni prima, il giornale francese L'Equipe ha annunciato i voti per il Pallone d'Oro. Il premio è andato a Gianni Rivera, attaccante del Milan e protagonista l'anno prima di una strepitosa Coppa dei Campioni. Al secondo posto è arrivato proprio Gigi Riva. Nel girone di ritorno, per il Cagliari, la strada si mette un po' in salita. Durante la partita contro il Palermo, l'allenatore Scopigno litiga con un guardalinee e ottiene una squalifica di 6 mesi. I suoi giocatori, improvvisamente, si trovano privi dell'uomo che, come un padre e un condottiero, li aveva portati in alto. Ma stringono i denti e vanno avanti, anche se sentono il fiato sul collo della Juventus sempre più vicina. Riva continua a segnare, senza fermarsi, con il suo sinistro potente, di testa, in tuffo, in rovesciata, da dentro l'area, da fuori l'area, ovunque. Il gol è la sua missione, di più è la sua ossessione.
nella sfida chiave contro la Juventus, è proprio una sua rete che vale il pareggio e quindi la possibilità di mantenere la testa della classifica. Ormai al Cagliari manca un solo passo per coronare il suo sogno. Alla terz'ultima giornata di campionato si gioca Cagliari-Bari. Se i rossoblù vincono, saranno matematicamente campioni d'Italia. Chi può va allo stadio, tanti altri aspettano fuori per le strade vicine. Nel resto della Sardegna tutti sono incollati alle radio per ascoltare la cronaca della partita e per sperare nelle parole più dolci possibili. Non resteranno delusi. Alle 15:30 esatte del 12 aprile, l'arbitro fischia l'inizio della partita e fa trattenere il fiato a un'isola intera. Dopo 90 minuti e due gol rossoblù, uno ovviamente firmato da Gigi Riva, è ufficiale. Il Cagliari è campione d'Italia. La città esplode di emozioni. Lo fa anche tutta l'isola, per un trionfo che è anche un riscatto sociale. Dopo decenni di pregiudizi e battutine, i sardi possono togliersi un sassolino dalla scarpa ed essere considerati a livello di tutti gli altri. Questo riscatto è arrivato grazie a una squadra di giocatori coraggiosi e di un grande campione, quel ragazzo venuto dalla Lombardia e che a Cagliari non ci voleva nemmeno venire, ma si è fatto amare come uno di famiglia. Questa storia, fino ad ora, è stato un pezzo rock. Il finale è un po' più in stile blues, con una punta di malinconia. L'estate dopo lo scudetto, Riva è uno dei titolari fissi dell'Italia ai mondiali messicani del 1970. Se non sapete come finisce quella storia, tornate all'episodio numero 1 di Salvatore Racconta. Negli anni successivi, Gigi Riva continua a giocare a Cagliari, sempre e solo, con la maglia numero 11 sulle spalle. Lo corteggiano tante squadre, soprattutto la Juventus, che per lui offre tantissimi soldi. Riva è lusingato, ringrazia, ma fa spallucce. A Cagliari e in Sardegna c'è gente che tiene la sua foto nel portafoglio assieme a quella della moglie, dei figli, assieme ai santini, le immagini che raffigurano i santi. Rispetto a questo amore non ci sono soldi che tengano. Riva si è ritirato nel 1966, obbligato a fermarsi dai tanti infortuni subiti. I difensori non riuscivano quasi mai a fermarlo in modo regolare. Lui era rombo di tuono, veloce e potente. Per bloccarlo dovevi fargli male. Oggi Gigi Riva è un uomo anziano che ha perso la faccia triste e dura di quando era ragazzo e ha un'aria gentile e delicata. Del passato parla volentieri, anche se con una modestia che somiglia a imbarazzo, la modestia di un grande campione che ha fatto una scelta di cuore. A quelli che dicono che tutto ha un prezzo, ha dimostrato che non è vero. Non vale per l'amore dei cagliaritani, non vale per il calore dei sardi, non vale per Gigi Riva. Hai ascoltato Salvatore Racconta, l'italiano semplice ma non banale, un podcast per chi studia l'italiano ed è stanco di parlare solo di pizza, caffè e di quanto è bella Venezia. Se ascolti questo podcast su Spotify, iTunes o Google Podcast, clicca su follow per non perdere le prossime puntate.